Franco Corelli, vuol dare un saluto ai nostri ascoltatori? Io forse è una delle prime volte che parlo per radio dopo tanto tempo e dovrei fare un salutino come lo faceva una volta Nunzio Filogamo, no? Cari amici, vicini e lontani, Franco Corelli vi saluta. Corelli, quando ha iniziato a cantare, quali sono stati gli esordi? Ormai lo sanno un po' tutti, perché poi adesso, pochi giorni fa, è uscito anche un libro, un mio libro. E dunque io ho iniziato a cantare nel 1951 a Spoleto. Dopo di Spoleto, subito dopo 6 mesi, sono passato al Teatro dell'Opera, dove ho debuttato diverse opere, parecchie opere. Comunque le cose principali per me sono legate ai primi anni, perché sono stati più difficili, considerando che io da ragazzo non sono mandato all'opera e non ero molto portato da giovane per la lirica. Mi piaceva, però così, non è che ero un grande appassionato. Io nella mia vita ho visto solamente 2 opere e dopo 2 opere sono salito sul palcoscenico. E l'esordio è stato un po' duro, perché molti non ci credevano, data la mia scarsa preparazione, però indubbiamente le qualità naturali sono state più che positive, e così di lì, da Spoleto, sono rimbalzato, come dicevo, all'Opera e poi nei vari teatri come Trieste, Bologna, Firenze, infine nel 54, dicembre 54, alla Scala con Vestale, con Maria Callas. Franco Corelli, e i genitori che cosa facevano? Oh, mio padre era capotecnico dell'ufficio cantiere navali riunite, mia mamma era casalinga, accudeva la casa. E, comunque loro erano contenti e contrari, perché indubbiamente, come diceva una volta Ghiringhieri in seguito a un'audizione, una delle pochissime audizioni che mi sono andata male, forse la seconda, mi ha detto: si ricordi caro Corelli, che il canto è un punto interrogativo. Dice: lei studia, continua a studiare, prima prenda la laurea e poi pensi al canto. Franco Corelli, lo studio del canto con chi l'hai intrapreso? Ma lo studio del canto è uscito fuori così, per scommesse, è uscito fuori. Dopo, diversi anni dopo la guerra, verso il 1949, così ho provato con amici a cantare andando a casa di una maestra. E gridavamo, non era un canto, ma era un gridare, solamente cantavamo sia con questa maestra che andando dietro a dischi. Quindi il piacere nostro era solamente fare grandi note acute, con lunghezza di fiati, insomma era uno sport il canto per noi, non era un'arte. E così è cominciato così. Poi piano piano è uscito un bando di concorso, il primo è stato a Firenze, in giuria c'era Tita Ruffo e Pizzetti ha notato la mia voce e, benché io fossi fuori concorso, mi ha mandato a Roma dal maestro Scolari per sapere il suo parere. Scolari mi ha accolto in casa sua, molto gentile, mi sentì, non disse una parola sul fatto del volume, anzi per lui il volume era una cosa scontata, ha voluto sentire solamente delle mezze voci. Sì, io avevo le mezze voci. Fatte le mezze voci, dice: in questa maniera io credo che per lei il cammino diventa un pochettino più facile, dice, perché solamente con il forte sarebbe stato più difficile. E poi l'anno dopo ha fatto Spoleto e poi... Corelli tenta il concorso del Centro Sperimentale di Spoleto nel 1951. Le audizioni erano a Roma, al Teatro Argentina, e gli aspiranti erano circa 200. Ottavio Zino, direttore d'orchestra, disse: Corelli, se non ti prendono quest'anno io me ne vado, mi dimetto. E cantò Corelli quell'anno non la romanza della Carmen, come si pensava, bensì Celeste Aida. Le sue parole furono: non ero mai riuscito a cantarla in quel modo. Il si bemolle mi venne così bene, lo tenni così a lungo, che quasi mi vergognavo. Io avevo un numero abbastanza importante, che poteva essere il volume della voce, il resto era tutta cosa in embrione e tutta una cosa da studiare, e io allora non avevo né la volontà né le possibilità economiche per studiare, e né le possibilità perché non avevo tempo, ecco, e allora ero un po' preso dallo sport e così. Quale tipo di sport, Corelli? Ma io ho fatto molto nella mia vita nuoto e canottaggio, e poi facevo anche un po' di atletica leggera, ma principalmente nuoto e canottaggio. E il fiato quindi l'aveva a posto. Quello che adesso manca ai giovani cantanti è un po' la preparazione fisica, mi sembra che non sia il suo caso.
Ma veramente, guardi, non dipende da quello, perché in America conosco due tipi che sono due allievi di questa università dove io vado, che dirigo, diciamo, la parte vocale, che sono due uomini veramente mister muscoli, eccezionali, eppure il fiato, hanno un fiato cortissimo, una cosa, qualche volta uno rimane, non capisce perché, fisici, diciamo, eccezionali, che non riescono a sostenere una nota 7-8 secondi, da non credere. Comunque non dipende da quello il fiato dipende dalla formazione della voce, ognuno di noi ha una maniera propria di cantare, ha una maniera di formare la voce, di creare la voce, spiccare la voce dalla laringe, cioè pronuncia A e la voce si forma. Dipende con quale forza si emette, dipende con quanti muscoli si usa, cioè con quanta facilità uno può cantare. E così, se uno canta con facilità sostiene il suono lungo. Ci sono, nella nostra storia sappiamo che c'era De Muro, il celebre De Muro, che aveva dei fiati lunghissimi, eppure era un tipo mingherlino. Lo stesso Mario Del Monaco, quando ha cominciato era molto agile, ma aveva dei fiati enormi. Parliamo di volontà. Che cosa significa la volontà per cantare? Sappiamo tutti che salire là sopra è una cosa di una difficoltà enorme, paralizzerebbe la persona più impavida del mondo. Che cos'è la volontà per un cantante? Dunque, bisogna premettere una cosa prima di tutto. Io ho cominciato a studiare il canto per hobby e qualora io non fossi riuscito, in principio non mi sarebbe dispiaciuto. Logicamente andando avanti ci si innamora di questo mestiere, perché il canto è bello, la musica è bella, vivere nella musica è un sogno. Sognare di andare a cantare alla Scala è una cosa che fa parte solamente dei veri sogni, i sogni puri, i sogni altolocati, ai quali si mira, non ci si arriva mai. Però io credo che una delle cose più importanti del cantante sia sacrificio e volontà. La volontà di un artista è una cosa che è forse al primo posto per la riuscita. Noi vediamo dei grandi pianisti che si sono sacrificati ore e ore e ore, ma tante ore, ogni giorno, per riuscire ad affermarsi. La volontà del canto forse è un pochettino più diversa, non è che si può cantare ore al giorno, però il pensiero deve essere là, bisogna andare in palcoscenico sicuri di non aver sbagliato, con l'animo tranquillo per poter affrontare il pubblico, perché come diceva lei, il pubblico ti taglia le gambe. Il primo ascolto musicale che vi abbiamo proposto di Franco Corelli era l'aria dalla Aida Celeste Aida, con la quale si presentò nel 1951 al Teatro Sperimentale di Spoleto. Corelli però non si sentiva ancora pronto per affrontare Aida, man mano che la preparava la trovava troppo difficile vocalmente ancora per la sua voce e preferì cantare Carmen al Teatro Sperimentale. Franco Corelli, torniamo agli esordi, si parlava del debutto a Spoleto, allo Sperimentale di Spoleto, sì. In quale opera? Io ho cantato Carmen, ero stato preso per Aida, ma in un primo momento non riuscivo a farla l'Aida, perché mi ci buttavo tanto che a un certo momento mi stancavo, non l'aria, nel terzato, non so perché. E poi perché oltretutto anche la compagnia di Aida non era completa. E allora hanno trovato che essendoci un mezzo soprano piuttosto valido, hanno cambiato l'opera in Carmen. E per me è stata una scelta veramente opportuna. Qual è stata l'emozione di salire per la prima volta su un palcoscenico? L'emozione è stata una gran paura, perché io ho cantato quattro recite e per tutte le quattro recite sono stato male, tutte le sere. Male, preso dalla paura, dal nervosismo. Poi dopo un primo atto e metà del secondo il resto andava tutto bene. Franco Corelli, quali sono stati i maestri accompagnatori che l'hanno più aiutata? Perché si sa che purtroppo oggi non ci sono più. Per lei, quelli che ricorda con più piacere? Ma il primissimo è stato il maestro Zino, il quale è stato veramente un padre. Zino è una cosa favolosa per i giovani. E poi ho trovato anche un regista, del quale ancora oggi ricordo le belle cose che mi ha insegnato, perché io no, ero veramente zero e lui mi ha portato in alcuni momenti, dico non in tutti, ad avere una certa personalità e forse questo è quello che mi ha dato una spinta ancora più,
più forte, oltre alla, perché ha messo in evidenza il mio fisico. Questo uomo, ecco, quello è stato il primo che mi ha insegnato a mettere in evidenza il mio fisico. Poi nella vita un maestro veramente affettuoso è stato Oliviero De Fabritis in un primo momento, e poi maestro Votto, il quale mi ha voluto, e anche il maestro Cavazzini, che... e devo dire ancora un altro, il maestro Santini, che è quello che mi ha preparato con i debutti di Norma e con la Callas logicamente, e Don Carlo. Siamo tornati al debutto in Carmen. E dopo la Carmen a Spoleto che cosa è capitato, Franco Corelli? Dopo la Carmen a Spoleto ho cantato Giulietta Romeo di Zandonai a Roma, dopo 5 mesi. Sì, dopo 5 mesi. È stata indubbiamente un'opera piuttosto dura, che era molto difficile. E se l'ho risolta bene da una parte, dalla parte vocale, ma non l'ho risolta bene dalla parte scenica, perché non avevo Piccozzi che mi insegnava, perché non ho avuto nessuno che mi aiutasse in quell'opera lì. Poi dopo quindi la critica pure è stata un po' contraria, e mentre ho avuto una serata di Adriana Lecouvreur che mi ha salvato e mi ha riportato a galla. Corelli debuttò in Adriana Lecouvreur nel 1951, esattamente l'8 maggio, nel cast Maria Caniglia e Tito Gobbi, quindi una grande opportunità per Franco Corelli. In quanto tempo debuttavate un'opera? C'erano tempi brevi agli inizi di un cantante anche bravo come lei, oppure vi davano le prove necessarie? No, a Roma c'erano le prove necessarie, a Roma c'erano sempre... almeno 15 giorni, 20 giorni, sì. Non c'erano problemi. Però logicamente se lei aveva intorno un maestro, un direttore d'orchestra e un scenografo, un stage director, come si dice, un regista bravo che li impegnava, usciva fuori qualche cosa di buono. Se anche quelli non avevano voglia di lavorare, tutto cadeva. Mi sono trovato in parecchi spettacoli dove... delle quattro gambe del tavolo, tre erano valide, una non buona, che lo spettacolo cadeva. Franco Corelli, quali sono gli artisti dei suoi primi anni che ricorda con più piacere, quelli che anche l'hanno aiutato? Oppure c'era già rivalità? Beh, vabbè, rivalità con tenori no, perché io cominciavo, dei primi anni lei parla, con soprano nemmeno. Comunque io certo sono stato molto fortunato, perché dopo un anno che cantavo ho subito cantato con la Callas un mio debutto di Norma a Roma, 53. E allora ero stato preparato dal maestro Santini. Santini è stato un grandissimo direttore d'orchestra, un direttore veramente valido. E Santini mi ha preparato per 3 mesi in quest'opera e ho potuto fare un debutto piuttosto importante, perché dopo Norma l'ho cantata per 10 anni circa. Sempre in tutti i teatri. Cantare Norma, tutti i tenori si ammazzano, e Franco Corelli come faceva a cantarla così bene? Ma non è che io, indubbiamente una delle cose più importanti che avevo le physique de rôle, il fisico di ruolo, quindi forse magari mi avranno preso per quella ragione lì. Comunque no, comunque ci voleva un tenore con una voce forte e nello stesso tempo che ci avesse delle mezze voci. E poi era un'opera, ed io l'avevo queste, e poi era un'opera centrale, io in principio, secondo alcuni critici, ero nato con una voce un po' centrale, cioè che non potevo cantare opere molto acute. E questo, vabbè, vero o non vero, comunque sono andato avanti 3 o 4 anni a fare questo repertorio, poi sono salito di un gradino, sono arrivato un po' più in alto. Qual è stato il rapporto di Franco Corelli con la critica? Ha sempre letto i giornali? È stato buono oppure si arrabbiava da morire quando leggeva delle cose non giuste? Sì, mi arrabbiavo, anche se loro avevano ragione mi arrabbiavo, però li tenevo presenti, cioè attraverso loro riuscivo a formarmi, riuscivo a individuare quelle che erano le mie qualità negative e positive, e attraverso innanzitutto critiche valide, firmate da persone valide, se no, no, non ne tenevo conto, ma le leggevo, le consideravo, non che le leggevo, sorridevo e le buttavo via, no, facevo le mie dovute considerazioni, ma veramente io sapevo che in me c'erano dei nei, perché
non potevo essere al posto, non avevo studiato a sufficienza, era tutto un po' una cosa naturale e sapevo che avrei dovuto migliorare. E quindi ecco qual è la ragione per la quale io leggevo un po' tutti, ascoltavo un po' tutti. Cosa si ricorda di questa norma romana? Una cosa in particolare che l'ha emozionato con Maria Callas di quel periodo? La prima? Dunque, la prima norma che ho cantato c'era un complesso molto bello, perché c'era sempre il basso Neri, che in norma era un basso eccezionale, sì. Io non credo di averne sentiti ancora un orvello come il suo. La direzione, come l'ho detto, era del maestro Santini, che era veramente fantastico in quest'opera. La norma era Callas e la D'Agisa era la Barbieri, quindi era veramente un bel complesso. E il momento della norma che lei preferisce qual è? Il momento? Che cosa dovrei dire? Non è che ci sono dei passi molto belli, sì, sono passi, cioè no, non voglio che lei mi fraintenda. Non è che il tenore ci abbia una bellissima parte, perché indubbiamente la parte delle due donne, ad esempio, è molto superiore. Però anche il tenore ha le sue frasi, non certo nella primaria, questo no, la primaria è un'aria che non è piacevole, un'aria che non si fa mai in concerto, quindi questo già dice tutto. Però dopo, cominciando dal duetto con Adalgisa, che se il tenore sa delle mezze voci diventa bello, e cominciando dal trio tra Adalgisa, Norma e Pollione, il duetto finale con Norma, insomma un'opera interessante, un'opera, poi la musica di Bellini è una musica sublime. Franco Corelli debuttò in Norma al fianco di Maria Callas al Teatro dell'Opera di Roma nel 1953. Franco Corelli ama le sue incisioni discografiche e è molto critico. Le prime incisioni che ho fatto logicamente non mi piacevano molto, però notavo che c'era un qualche cosa di buono, notavo che qualche cosa mi piaceva. E sono andato avanti tentando di ripetere sempre le cose che mi piacevano, di prolungarle, di ripeterle ancora. Ma in principio poi mi battevo la testa nei muri, perché innanzitutto non trovavo una giusta distanza. Capitavo che una casa mi facevano stare a un metro e mezzo dal microfono, un'altra, ad esempio la registrazione di Norma, mi hanno messo a 3 metri dal microfono, e quella lì non l'ho mai capita, specialmente nell'aria. Difatti non sento la mia voce a fuoco. Poi piano piano invece, andando avanti, ho trovato una posizione giusta, e questa, insomma, della quale sono rimasto contento. Ecco. C'è un detto, testa di tenore, a me non sembra... Questo detto era nel senso che i tenori erano un po' presuntuosi, un po' pieni di sé, un po' megalomani, insomma, il tenore. Perché il tenore si faceva bello in tutti i suoi momenti, emetteva dei suoni importanti e piaceva alla gente, piaceva al pubblico. Ed è per questo che forse il tenore veniva considerato un po' così, perché voleva fare il superiore, mentre in fondo magari... non aveva fatto neanche la quinta elementare, questo poteva succedere ai vecchi tempi, no? Beh, io ho dovuto ragionare, perché anche se io in fondo avevo una natura, questa mia natura non era completa, l'ho dovuta completare, cioè io in parecchi momenti faticavo, avevo paura e diciamo ho dovuto risolvere dei problemi, ecco perché ero lì con sempre ore e ore pensando al canto, pensando alla tecnica. È superstizioso Corelli? Molto, molto. Vuoi raccontarci qualche episodio famoso ormai della sua superstizione? Prima di tutti ho una paura enorme, però bisogna anche pensare che in teatro, da un momento all'altro, può succedere sempre qualche cosa, capisce? E questa forse era l'unica cosa che mi teneva in apprensione, ecco questo. Ma in particolare in quale opere? In tutte o c'era qualcuna che la faceva veramente soffrire di più? No, in generale, perché tante volte lei va in scena, si crede di stare il giorno che pensa di star bene e il giorno che le può succedere qualcosa. A me non mi è successo mai niente, in verità. Insomma, ci sono stati tanti celebri tenori che steccavano, tenori acutissimi, con note acute facilissime pure, che steccavano facilmente. A me questo non è successo. Però in scena una disattenzione, può andare per aria con l'orchestra, può succedere sempre qualche cosa. Quindi si doveva essere presenti, si doveva pensare, insomma, che tutto andasse liscio. Franco Corelli, quando è avvenuto il debutto alla Scala e con quale opera?
L'opera che ho cantato è stata La Vestale con soprano Callas, mezzo soprano Lastignani, Nicola Rossi Remeni e Maestro Votto in regia di Visconti. Che cosa le ha insegnato Visconti e qual è stata l'esperienza della Scala? Ma io già conoscevo Visconti perché lui era venuto a vedere la Norma e durante le recite di Norma a Roma nel 53 è venuto 2 o 3 volte in camerino. È una persona amabilissima, è una persona preparatissima, di un gran gusto. E mi ha aiutato per molte cose, molte cose. Ci teneva moltissimo anche lui a mettere in evidenza la figura. Ricordo che il mantello del primo atto, non so i soldi che ha fatto spendere alla Scala, perché me l'ha cambiato 5 volte fino a trovare la giusta misura. Il mantello, non so, avrà pesato 15 kg, di peso enorme, lunghissimo, ma faceva la sua gran figura. Qual era la vita di Franco Corelli allora? La vita di Franco Corelli allora era una vita molto, molto sacrificata, perché, non so, se cantavo 2 volte alla settimana, tra una recita e l'altra, non parlavo mai, stavo zitto, tentavo di seguire le orme dei grandi tenori di una volta che non parlavano mai. E adesso, oggi come oggi, dico la verità, che facessi bene o meno non lo so, ma qualche cosa mi ha giovato. E il rapporto con Maria Callas com'è stato? Per tutte le volte che ho cantato con la Callas, mai c'è stato uno screzio, una parola, mai. Veramente per me è stata una gran collega, non solo questa, siccome lei ha cominciato a cantare molti anni prima di me, perché lei ha 13 anni, è entrata in palcoscenico, almeno così dicono i libri, quindi mi ha aiutato moltissimo. Mi ha aiutato moltissimo, l'ho trovata sempre disposta a far tutto. Se c'era una cosa che a me non andava, lei veniva incontro. Lei non aveva grandi problemi, anzi, non grandi problemi, non aveva nessun problema. Quindi se poteva aiutava. Per lei era interessante che nella scena tutti fossimo bravi e tutti alla stessa altezza. Franco Corelli, quali sono state le altre opere che ha cantato alla Scala e in quali momenti? Dopo La Vestale ho cantato Pagliacci, poi Fanciulla del Vest e Le Tosche, sono state quelle fatte al Metropolitan con la Tebaldi. La Tebaldi è una grande tosca. Qual è il direttore d'orchestra che si ricorda con più piacere? Perché non è facile interpretare il clima che vuole Puccini in Tosca. Non tutti entrano dentro il personaggio, sia vocalmente ma anche a livello di direttore. Questo che dice lei è molto vero, sì. Indubbiamente i direttori d'orchestra spesso cadono nel voler esagerare come interpretazione, esagerando nei piani, esagerando negli allargati, esagerando nelle fughe. E questo qui non è più fare teatro. E a parer mio, poi oggi, adesso io divago un po', fare edizioni integrali dopo anni e anni e anni, decine e decine di anni in cui grandi direttori sono passati attraverso quelle partiture, hanno fatto dei tagli validi, oggi volerli cancellare, volerli aprire, penso che sia più un danno che un bene. Franco Corelli, torniamo agli anni, fine anni 50. Nel 58 c'è stato Il Pirata di Bellini, altro grandissimo successo. Vuoi raccontarci qualche cosa? Pirata è stato un altro dei capisaldi della mia ascesa vocale alla Scala. È stato un gradino ancora più su, dove ho trovato, insomma, ancora un'estensione, in quei tempi ho trovato un'estensione ancora migliore per poter arrivare alle note alte. Anche nel Pirata ritrovo la Callas e ritrovo il Maestro Votto. Qui il regista era cambiato, c'era Enriquez e lo scenografo era Zuffi. Di Zuffi ricordo che ha fatto una scenografia meravigliosa a quei tempi, meravigliosa. Franco Corelli, vuol raccontarci qualche episodio di questo Pirata? Che cosa si ricorda in particolare? Ricordo che la Callas in Pirata era stupenda, c'era Bastianini in grandissima forma e c'era Maestro Votto. E, come ho detto, pure Enriquez e Zuffi come scenografo.
Un episodio con un critico che ha ascoltato il pirata, Franco Corelli, vogliamo raccontarlo? Ma io ricordo questo, che c'era il maestro Celli, critico, scriveva su Gente, qualcosa del genere, il quale non era molto convinto del mio pirata e mi stava criticando, insomma, così. E tant'è vero che incontravo spessissimo che lui era fuori dalla porta del cameriere della casa, se neanche io salutavo non mi rispondeva, così c'era un po' di incomprensione. Però dopo 2 o 3 anni con Celli ho avuto non dico un'amicizia, ma quasi, e ricordo che è stato lui forse quello che mi ha spinto a cantare Gli Ugonotti alla Scala, perché una sera dice: ma Corelli, le conosce lei bene Gli Ugonotti? E insomma si offrì di venire a casa mia e suonare lo spartito degli Ugonotti, che lui conosceva molto bene, che lui proprio era preso da quella musica, da quest'opera, e venne a casa mia e mi mise in chiaro, diciamo, le bellezze di quest'opera, ed io rimasi colpito. E così questa è forse anche la ragione per la quale si è dato Ugonotti alla Scala. In un primo momento l'opera che doveva essere fatta era di Guglielmo Tell, che poi è stata sostituita con gli Ugonotti. Franco Corelli, quando è avvenuto il debutto al Metropolitan di New York? Il debutto il 27 gennaio, penso, del 61. Un po', diciamo, di fifetta c'era, ecco, così. In fondo il Metropolitan è un grande teatro, più grande dei teatri italiani, no? 4.000 più 500 posti contro i 2.003 della Scala, quindi va bene che io ero abituato a cantare a Verona, però comunque sia, era un pubblico differente e questo mi dava un po' di apprensione. Poi la trasvolata dell'oceano, un insieme di cose, New York è una grande città, fascinosa, tutti gli italiani nati là. Quindi è gente un po' diversa, diciamo, oltretutto, un pubblico più eterogeneo del nostro, perché New York è una città composta di tedeschi, di spagnoli, di italiani, insomma di neri, quindi tutto un pubblico differente. Comunque è stato interessantissimo, ho cantato Il Trovatore con la Leontine Price. Ma volevo sapere, già c'era la decisione di stare a New York oppure no? Quando è avvenuta proprio? Che cosa, la decisione di rimanere? Ma no, sono rimasto là più che altro perché le ultime amicizie, diciamo, le ultime conoscenze degli ultimi 30 anni l'ho fatto a New York, ecco, e più o meno che per questo. È una città che attrae, perché New York oggi è la prima città del mondo, è la prima città per l'economia, sta diventando la prima città del mondo per l'arte, è una città completa nel vero senso della parola. È più che interessante. Non è stata una fuga dall'Italia, un volersi tirare via e togliersi dai ricordi? No, non avevo nessun ricordo nel 60, difatti poi ritornavo sempre in Italia, sono rimasto là, ma anche adesso ritorno in Italia, ben felice di ritornare per 3 mesi all'anno. Indubbiamente, certo, non è completo come allora, che facevo 2 o 3 volte la trasvolata, oggi non sento questo bisogno. Però con tutto ciò, questo sempre nei miei piani di voler ritornare in Italia, perché io devo dire questo, che una volta che ho smesso di cantare non sono più andato in teatro, io non sono, ad esempio, non ho più visto uno spettacolo al Metropolitan dalla prova generale di Norma che ho fatto, che è stata veramente una prova molto valida, però ho deciso di non cantare da un momento all'altro e non ho cantato più. E come si è svolta la vita di Franco Corelli in questi anni? Che cosa ha fatto se non voleva andare a teatro? Come ha vissuto? Mai, come ho vissuto, non solo non sono andato più a teatro, ma neanche ho sentito più una trasmissione radio in diretta del Metropolitan. Ma come l'ho detto prima, New York è una città che offre moltissimo, quindi è una città, sì, non direi più completa di Milano o di Roma, però è una città che offre tanto, e mi ci sono trovato bene, così,
Mi sono rimasto un po' preso dalle mie abitudini e sono rimasto là. Ma le abitudini quali sono? Di uscire a fare una passeggiata, a vedere amici, studiare, leggere, riascoltare i dischi, insegnare canto, che cosa? Beh, tutto questo logicamente fa parte della vita e delle abitudini, però le abitudini di continuare la vita che stavo facendo, ecco, di non interrompere New York ma continuarla. I contatti con l'Italia ci sono stati? Ci sono stati sempre, perché io quando ritorno qua, sempre verso il mese di agosto, vado un mese e mezzo in montagna, faccio la mia vita, poi ritorno alla mia Ancona, poi mi divido tra Milano e un po' Roma e poi ritorno in America. E in America insegna anche canto, Corelli? Canto proprio nel vero senso della parola no, do qualche consiglio così, ho fatto delle masterclass che sono in fondo le cose più interessanti che si possono fare oggi. E sai perché non insegno canto? Perché non ho trovato, come le dicevo prima in principio di questa intervista, non ho trovato delle persone innamorate del canto tanto da seguire quel determinato periodo di cui uno ha bisogno, perché la persona comincia a studiare, poi per una ragione qualsiasi si stanca, per una ragione qualsiasi comincia a dire oggi non posso venire, e quindi il canto quando si comincia bisogna portarlo avanti. In radio riceviamo tantissime lettere che ci chiedono notizie di Franco Corelli. È contento oggi di parlare agli ascoltatori? È contento di tornare in Italia? E può dirci quando vorrà essere presente con noi a Roma, a Milano e in tutte le città dove l'aspettano? Ma io, come le dicevo prima, non è che mi piace tanto ritornare dentro al canto, entrare dentro un teatro, però devo dire la verità che mi piacerebbe ancora dire qualche cosa di più di quello che ho detto o di completare un quadro che ho lasciato incompleto. Franco Corelli è una persona che vive di ricordi o vive anche di presente? No, di ricordi qualche volta, ma non molti, perché ad esempio vedi, io i miei dischi non me li sento mai, non so, quando vado a casa di qualche amico senti i miei dischi e poi se non c'è un apparecchio come si deve lo faccio subito chiudere. No, non vivo molto di ricordi. Così, i ricordi ritornano in mente, però è un attimo solo, proprio un attimo fuggente. Franco Corelli è una persona felice? No, perché perché la ricerca dell'impossibile non permette di essere felici. Sì, forse ho esagerato in questa ricerca e forse ho fatto male, ecco. E ho fatto una bella carriera, ho fatto dei bellissimi successi, mi sono trovato in degli spettacoli che forse non si ripeteranno più. Ho cantato negli anni 50, che è stato il clou dei teatri, delle voci, perché oggi, per essere sinceri, devo dire che insomma voci veramente interessanti come c'erano allora non ne sento. E quindi dovrei essere contento, però certo ci sono cose che non mi fanno contento, come quello di non aver completato il quadro che mi ero prefisso, cioè delle incisioni che non ho finito a fare, determinate opere che non ho cantato perché pensavo che ancora era presto, perché poi invece mi sono fermato così, botte in bianco, e tante altre cose che così mi sono rimaste qui che ancora non ho, diciamo, digerito. Se dovesse fare per una volta il critico di se stesso, la voce del dizionario enciclopedico sotto Corelli, che cosa scriverebbe? Ma non lo so, io vedrei il personaggio Corelli sotto diversi aspetti, come ad esempio quello di Corelli debuttante, quello di Corelli in un determinato repertorio e quello alla fine. Praticamente, insomma, quello degli ultimi anni. Negli ultimi anni, anche se molte volte non era, diciamo, la serata non era molto sorretta dalla voce, era sorretta magari da una determinata interpretazione che ritenevo molto più idonea. Quindi, diciamo, io vedo il Corelli sotto diversi aspetti, un Corelli che mi è piaciuto, uno che mi è meno piaciuto e un altro ancora che doveva, insomma, che era in embrione così, che doveva ancora rivelarsi, ecco. Corelli canta? Beh, sì e no, qualche volta sì, cioè qualche frase la faccio, qualche canzone la faccio ancora,
Adesso ho un progettino che non so se andrà in porto, comunque è probabile che debba completare un mio disco e quindi vedrò adesso quello che succederà quando sarò davanti al microfono. Se gli offrissero di fare un concerto pubblico lo farebbe? No, perché ritengo che non sia il caso. Io ho sentito artisti ritornare e purtroppo non sono stati, anche se non hanno cantato male, non sono stati mai criticati bene come nei momenti migliori. Ma quando canta per sé che cosa canta? Quando canto per me canto tutto, canto le note basse, le note centrali, le note acute, ma principalmente canto delle frasi che mi danno soddisfazione, che mi danno soddisfazione, ecco, danno soddisfazione a me stesso, più che altro ricercando un colore di voce ed un'intensità interiore come non ho mai pensato, ecco. Quali opere? Sì, le opere, quelle che provo ogni tanto sono frasi dalla Manon Lescaut, che non sono riuscita a concluderla, che è un'opera che sento particolarmente, sono molto belle, sono frasi veritiere, ecco, sento che uno può, in quelle frasi lì possa esprimere il meglio di se stesso. Franco Corelli, cosa dice se ascoltiamo il Pogliuto adesso? Beh, dico che mi piacerebbe molto risentirlo, dato che quando l'ho sentito per la prima volta non l'ho ritenuto molto valido, comunque penso di sentirlo con piacere. Franco Corelli, parlavamo dell'ultima sua serata, è doloroso parlare di questa norma oppure a ciel sereno si può parlarne? No, non è doloroso. È stata l'ultima mia prestazione al Metropolitan dove dovevo cantare Norma e alla prova generale la Norma è stata più che soddisfacente, almeno la mia interpretazione è stata, e poi in parte di questo c'ho anche ancora il nastro, perché io ero abituato, sono stato sempre anzi abituato a riprendere ogni mia prova generale e recita. Io in fondo ho non dico centinaia, ma beh sì, un paio di cento tapes di tutte le opere che ho cantato, ce l'ho un po' tutte, sì. E quindi ho quello come conferma, è stata veramente una prova molto bella, però era un momento che soffrivo di nervi, non dormivo più. Sentivo che c'era qualcosa che non andava, i miei nervi stavano cedendo, era un momento che ero un pochetto così in crisi. Ho pensato che forse sarebbe stato il caso che io facessi un bel riposo, ma un riposo un po' prolungato, almeno di 3 mesi. Fatto quello, poi dopo tre mesi, mi sentivo molto bene, mi sentivo libero, come mai, no? Perché quando uno canta, purtroppo, è come se fosse un po' in prigione. E allora così ho voluto prolungare questo riposo, buttarmi un po' ai miei hobby, un po' di sport, e poi dopo, così, è andata così, da un riposo di 3 o 6 mesi è andata a 9, e così poi mi sono così cullato un po' sugli allori e così non ho avuto più piacere di ripresentarmi e non avevo, sì, così, diciamo, non ho avuto più piacere di ripresentarmi. Lo rifarebbe? Forse oggi no, oggi non lo farei più, oggi le dico che avrei continuato, oggi sì, oggi decisamente sì da quel lato lì. Se non altro ho sbagliato a prendere un periodo lungo di riposo, il che mi ha afflosciato un po'. Avrei dovuto continuare a fare dei concerti e diciamo diradare un po' le recite, perché allora erano tante, e sicuramente sarei andato oltre di parecchio tempo. Franco Corelli, per concludere questa nostra intervista, c'è un episodio particolare della sua vita, un ricordo con tenerezza, un momento di particolare emozione? La vita è stata sempre tanto piena di sacrifici, se non di avversità, però di cose dure che mi hanno temprato. Oggi così, diciamo, preso d'amblè, non riesco a fermarlo in questo momento, a ricordarmi. Se la scritturassero negli anni d'oro della sua carriera per un Otello, lo canterebbe adesso? Beh, oggi come oggi penso di sì, perché io ricordo che quando nel 1967 ero scritturato alla voce del padrone per cantare quest'opera, in un primo momento l'ho accettata,
dopo 3 mesi, a pochi mesi prima dell'incisione, ho detto un no perché non mi ritenevo pronto. Ero pronto vocalmente allora, perché Otè non credo che potesse darmi preoccupazione vocale. Tutto al più era una preparazione, diciamo, come personaggio, come maniera di cantare, come interpretazione, come penetrazione del personaggio. E tutto al più era questa. E quindi ho rinunciato, penso, oggi molto stupidamente. Tant'è vero che l'opera che doveva essere diretta a Servio Albirolli, ci deve essere Lafrini, che poi anche Lafrini, per mia mancanza, ha cancellato, quindi è stata un po' una cosa così. Oggi però devo dire che mi dispiace. Franco Corelli, dei tenori giovani, chi le piace? Ah, giovani, veramente non ne conosco. Gli altri tenori sono sempre il famoso trio lì, Pavarotti, Dominguez e Carreras, ai quali devo aggiungere la voce di Giacomini, che ha dei gran bei squilli, ma altri non li ho presenti, ecco. Per concludere questa nostra intervista, come si vuole congedare dagli ascoltatori? È una frase che vuol dire in particolare a loro, a tutti? Beh, sono contento di essere qui, di avervi portato ancora la mia voce, se non diciamo una voce cantata, la mia voce parlata, di avervi raccontato un po' così la storia della mia carriera. Siamo forse un po' troppo in fretta, ma penso che vi sia giunta gradita. E vorrei inviare 2 saluti. Uno ai giovani che studino, e studino veramente con tenacia, con forza, e che cerchino solamente il progredire, di fare cose nuove, belle e interessanti, e mai di regredire, di esagerare e scassarsi la gola. E a tutti gli altri ascoltatori che mi hanno seguito nella mia carriera, invio un forte abbraccio e un presto arrivederci.